approfondimenti, interviste, focus, naturalmente con chi segue ogni giorno gli eventi, gli appuntamenti di economia e non solo, come leggete in sovrimpressione, tutte le notizie in diretta rispetto alla guerra tra la Russia e l'Ucraina che sta proseguendo. Peraltro una delle ultime notizie riguarda proprio il premier ucraino Zelensky, che ha consegnato il questionario compilato per l'adesione all'Unione Europea. Sapete che Zelensky aveva chiesto di essere riconosciuto, cioè come paese naturalmente, dall'Unione Europea. Zelensky ha detto: "Sappiamo che la nostra gente si sente da tempo europea, crediamo che riceveremo il sostegno e diventeremo candidati all'ammissione. Dopodiché inizierà la fase successiva, quella finale." Quindi questa compilazione del questionario, questa consegna, ovviamente è stata definita da Zelensky come un altro passo per l'adesione del nostro paese all'Unione, ciò verso cui il nostro popolo sta andando e per cui combatte. E questo è un tema caldo, soprattutto in questo momento, ma che soprattutto aprirà poi evidentemente delle strade a posteriori, quando si spera il conflitto sarà un po' evaporato. Altri temi, quello sempre che riguarda la Russia e l'Ucraina, di come l'Europa effettivamente si sta ponendo nei confronti di questa guerra e della risposta che è arrivata da parte del presidente russo Vladimir Putin in questo fine settimana di festa. Putin ha detto: "Attenzione, perché queste sanzioni non stanno minimamente toccando la Russia." Poi vedremo un'altra voce che invece sembra dire il contrario per quanto riguarda l'economia russa. Il rublo si sta stabilizzando, l'inflazione addirittura Putin dice si sta stabilizzando, ma le sanzioni stanno facendo male a chi le sta facendo, cioè all'Occidente, e il tenore di vita in alcuni paesi dell'Occidente è già cambiato. Chi ha detto il contrario è, insomma, e che ha gettato anche delle ombre su una ipotetica recessione, cioè sull'economia della Russia, quindi ipotizzando una recessione, è stata la governatrice della banca russa. Allora, adesso ne parliamo. Marco Lombardo, buongiorno, ben trovato, giornalista al giornale, grazie per essere con noi. Buongiorno Manuela, sempre un piacere. Allora, grazie anche per noi. Allora, al di là del fatto che è sempre complicato scindere la parte umana della guerra da quella economica, però, insomma, conti fatti, sembra vera, quindi senza dimenticarci, insomma, delle sofferenze, delle atrocità che si stanno commettendo, però sembra quasi che davvero adesso la guerra sia diventata in abbondanza una guerra assolutamente economica, no? Anche con tutto ciò che ne consegue, piuttosto che diplomatica, cioè con Zelensky che chiede urgentemente di essere ammesso, cioè come paese, come Ucraina, all'Unione Europea. Putin appunto che dice: "Non è la nostra economia a soffrire, ma è la vostra." Insomma, facciamo un po' il punto della situazione dopo più di 50 giorni dall'inizio del conflitto, Marco. Ma dunque, innanzitutto Manuela, hai fatto benissimo a fare la premessa che hai fatto, perché sembra quasi un po' cinico parlare di economia quando c'è gente che soffre, persone che stanno morendo sotto le bombe. Purtroppo le guerre hanno, come dire, come scenario principale questo aspetto umano che va sempre tenuto in considerazione. Dopodiché, però, noi sappiamo che nella storia le guerre si fanno per motivi principalmente economici. La storia del mondo nasce da quello, no? Eh certo, sì, È sempre beh, proseguita è in cinico, lo questo abbiamo detto, senso. lo ripetiamo, però così è. Certo. Non si fanno per antipatia, ma si fanno generalmente per soldi, per il petrolio, per l'oro, per quello che è la risorsa del momento. E detto questo, insomma, la situazione economica è chiaro che è in grande evoluzione. Questa guerra sta sgretolando definitivamente diciamo il sistema economico degli ultimi 20 anni, direi, insomma, no? Quello della grande globalizzazione. Si è tentato di implementare questo sistema di globalizzazione economica, che evidentemente non ha funzionato, perché sennò non sarebbe scoppiata questa guerra così importante nel cuore, dell'economia mondiale, perché poi in realtà tutte le guerre sono uguali, ma alcune guerre dal punto di vista economico sono diverse, e in fondo questa lo è. A questo punto bisogna anche un attimo scindere tra la propaganda, tra la realtà, tra le voci discordanti anche all'interno dello stesso governo e regime russo, nel senso che da una parte Putin continua a professare ottimismo nonostante
lui avesse pensato che questa guerra potesse durare al massimo una settimana, invece siamo dopo più di 50 giorni, siamo ancora qui e non sappiamo bene come finirà. E anche il resto del mondo si deve abituare all'idea che questa guerra non sarà corta, sarà probabilmente lunga, non sappiamo quanto durerà, potrebbe coinvolgere, anzi sta già coinvolgendo altri paesi e altri sistemi economici. E quindi bisogna anche un po' scindere quello che si dice dalla verità. Io credo che quello che ha detto la governatrice russa Nabiullina è assolutamente l'allarme di un paese che era già in grave difficoltà economica e si sta trovando sempre di più. Ci sono anche dei numeri che lo giustificano, c'è uno schema, una tabella che il governo russo ha tentato di cancellare, ma che poi da un sito che si chiama Statistico è stata ritrovata, che parla dei conti russi. E Bravissimo, secondo questa tabella, ai russi non manca molto per il default. Insomma, di una. perché Marco ti interrompo su questo perché una cosa importante che la governatrice ha detto è che la guerra, le sanzioni hanno colpito dapprima i mercati finanziari, ma adesso cominciano a colpire l'economia. Sappiamo la differenza che c'è ed è quello che stavi esattamente dicendo tu. Sì, esatto. Diciamo che questa tabella dice che nel giugno del 2021 la Russia aveva una riserva di 591 miliardi di dollari. A conti fatti, ne avanzano una cinquantina adesso. Tutto quello che è stato fatto per sostenere il rublo, per il fatto che di quei soldi, di quel denaro lì, di quei 591 miliardi, il 21% era nelle casseforti russe di Mosca in forma d'oro, no? Ma il resto era in valuta in vari paesi stranieri. Quindi l'unico paese in realtà che può garantire che quei soldi possano essere utilizzati da Mosca è la Cina, che detiene circa il 18% di quella cifra, ma di quegli 80 miliardi ne sono già stati spesi una trentina per sostenere il rublo. Insomma, praticamente facendo tutti i calcoli, ai russi, alla Russia, al governo restano quella cinquantina di miliardi per poter sostenere l'economia, ma non si sa ancora per quanto. Assolutamente. Ha avuto a fare da contraltare e da contrasto alle parole della governatrice russa Nabiullina è proprio quello che ha detto Putin. Cioè, lui ha detto esattamente il contrario, ha detto: ma guardate, l'economia russa è solida, il rublo si sta stabilizzando, il che allora è vero rispetto agli inizi, no, della guerra quando era crollato, poi è risalito, però insomma chiaramente gli effetti economici appunto sono quelli che abbiamo appena descritto della Russia e poi ha parlato anche di un'inflazione che si starebbe stabilizzando, insomma sono assolutamente a contrasto le due visioni e Putin ha detto attenzione perché il blitz economico ha fallito, cioè le sanzioni fondamentalmente non l'ha detto proprio così in modo terra terra, ma guardate che le sanzioni stanno facendo male a voi, non alla Russia, perché la Russia appunto è stabile, sta reagendo bene. Ma insomma, diciamo che in tutto quello che ha detto c'è una piccola verità, che le sanzioni fanno comunque male anche all'Europa, perché comunque per anni abbiamo gestito l'economia e gestito le risorse, l'energia, il gas, facendo conto su quanto la Russia ci poteva dare. Dopodiché è chiaro che in tutte le guerre, in tutti i regimi, la propaganda, insomma, è quella che è. Chiunque abbia una conoscenza di qualche amico russo che vive in Europa, che vive in Italia e a cui chiede informazioni su come stanno i familiari nel loro paese, non è che le notizie siano confortanti per la popolazione, no? Dopodiché si può dire tutto. Da anni sappiamo che in Corea del Sud vivono tutti benissimo, sono tutti contenti, però in realtà insomma non sembra che sia così. Certo. Quindi diciamo che questo è un problema. Il problema adesso è capire come riorganizzare l'economia mondiale dopo quello che è successo col Covid e dopo quello che succederà ancora in questa guerra, perché poi bisognerà ricostruire un sistema economico e ci sono degli effetti collaterali che già cominciano ad esserci, magari alcuni visibili come il problema di Taiwan, no? Che sta diventando sempre più urgente, sempre più in prima linea, ma ci sono anche altri episodi, piccoli episodi che sembrano insignificanti, ma quando per esempio il governo cinese fa degli accordi con il governo dell'isola di Salomone nel Pacifico,
sembra che sia una cosa da niente, ma in realtà non lo è, perché vuol dire espandere, diciamo, i propri interessi economici e di sicurezza e militari in una zona del mondo che comincia a essere vicino a quella americana. Certo, Quindi, certo. insomma, ci sono tutta una serie di effetti collaterali che bisogna cominciare, sui quali bisogna cominciare a ragionare per capire come uscirne dopo. Sì, assolutamente sì. Allora, è difficile poi, l'abbiamo detto prima, fare previsioni perché bisognerà vedere, Marco, quanto durerà il conflitto, perché si diceva anche in altri momenti, i mercati ovviamente hanno già scontato, no? Come spesso fanno in anticipo, gli effetti della guerra che erano abbastanza prevedibili, anche se, insomma, probabilmente tutti noi, quindi anche gli investitori e i mercati stessi, che non sono un'entità astratta ma sono fatti di persone, avevano messo in conto che durasse meno. Proprio per questo il timing sarà fondamentale, perché poi adesso apriamo un altro capitolo che riguarda proprio il PIL del nostro paese, cioè dipenderà molto, le previsioni già abbastanza annientate, previsioni fatte qualche mese fa, ma dipenderà molto dalla tempistica della fine della guerra. Sì, certamente quello è il fattore X che in questo momento non conosciamo, no? Poi giustamente tu hai detto che i mercati sono fatti di persone e sono fatti di persone che investono nei mercati per guadagnarci, quindi come si sa il mercato interpreta prima quello che succede, poi quando succede c'è un momento, in caso di guerra, di crollo a cui segue una risalita perché comunque, come si diceva, poi c'è sempre qualcuno che deve appunto, come dire, tirare le fila dei soldi che ci sono sul mercato. Quello che ci manca di sapere adesso è il seguito, cioè come il mercato interpreterà quello che sta per Esatto. succedere o sta succedendo. Ancora mi sembra di capire che il mercato non lo abbia ancora Quello ben no, quello capito. no, quello no. Anche perché, sai, no, adesso forse in questi ultimi giorni meno, ma c'è sempre un po' ci sono stati dei momenti in cui sembrava che in qualche modo l'azione diplomatica potesse riuscire nell'intento di trovare un accordo. Intanto, appunto, Italia, PIL, i livelli pre-Covid si raggiungeranno solo nel 2023, perché non c'è solo la guerra, ma ci sono ancora tutte le conseguenze della pandemia del Covid che è durato per 2 anni e per cui c'è ancora comunque timore, perché insomma non è che ce lo siamo lasciati proprio alle spalle. Notizia che arriva dal Fondo Monetario Internazionale che taglia le stime di crescita 2022 e 2023 per l'Italia, dopo il più 6,6% del 2012, il PIL del nostro paese è previsto crescere quest'anno del 2,3%, ovvero 1,5 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di gennaio e meno 1,9 su ottobre 2021. Per il 2023 la crescita è attesa all'1,7%, parliamo di 0,5 punti percentuali in meno, e il rallentamento della crescita, perché poi è un perdurare della situazione proprio legato a tutte queste concause, è previsto continuare con il PIL che salirà dello 0,5 nel 2027. Quindi addirittura non solo quello che abbiamo scritto noi in sovrimpressione, cioè dobbiamo aspettare un bel po' prima di cominciare a parlare non di ripresa, attenzione, di crescita, perché sono due cose diverse. Spesso si mettono un po' nello stesso calderone, fanno parte ovviamente dello stesso processo, ma sono due cose ben distinte. E l'Italia e la Germania sono i due paesi dell'area euro che hanno subito le maggiori revisioni al ribasso, perché, e qui non c'è solo il Covid, perché sono i due paesi che dipendono maggiormente dall'energia russa. Cioè, capite, ovviamente non lo sto dicendo a te, Marco, perché le avrai viste anche tu queste stime, Sì, no, quanto certo. sia difficile poter veramente fare delle previsioni quanto più Ma mirate, allora e io che adesso. soprattutto, scusa Marco, No, no, scusa. quanto sia difficile essere ottimisti che la situazione possa cambiare se non si ha un termine, no, della guerra piuttosto che della pandemia del Covid. A te. No, io adesso magari dico una cosa che un giornalista economico guarderà dicendo: ma cosa sta dicendo? Però io credo che in questo momento sia veramente, forse, per carità, le previsioni vanno benissimo perché fotografano una situazione e danno anche un giusto allarme che bisogna tenere presente. Però tutto quello che è successo negli ultimi 2 anni dimostra che fare previsioni è diventato quasi impossibile, no? Prima il Covid, Vero? chi se lo sarebbe aspettato, poi questa guerra, chi se lo sarebbe aspettato?
Per cui è giusto lanciare un allarme, è giusto fare una fotografia, è giusto dire. Io però, prima di dire che nel 2027 avremo un PIL di quel genere, aspetterei, nel senso sì, se la situazione dovesse andare avanti così come è oggi, avremo quel PIL, però da qui al 2027 abbiamo tante cose che possiamo fare. E quindi è quello che dicevo che bisogna cominciare a riorganizzare l'economia cambiando qualche parametro, no? Di quello che è successo fino ad oggi e negli ultimi 20 anni, perché andando avanti così è chiaro che ti vai inevitabilmente. Come dire, vai a bruciare tutto il vantaggio che hai avuto rispetto alle decisioni che sono state prese con i soldi che sono arrivati dall'Europa, il PNRR e tutto quello che si può investire. Ecco, quei soldi lì come si possono investire? Banalmente, magari non per uno stadio di calcio come succederà a Firenze, perché magari lo stadio di calcio lo si può fare anche con soldi, con altri soldi, magari lo Certo. può fare un privato. Ma magari si potrebbe investire davvero in un piano di riconversione energetica che porti l'Italia nel futuro da quel punto di vista, no? Che può essere un piano di riconversione energetica ovviamente pulita, ovviamente green, ma magari non solo con energie rinnovabili perché non si ha la capacità di poter produrre tutta quell'energia con energie rinnovabili. Quindi ci vorranno delle fonti diverse, bisogna studiare, magari investire davvero sugli studi. Si parla di nucleare pulito e meno pericoloso. Io non sono un tecnico, non lo so, cioè, banalmente non posso dirvi esiste il nucleare pulito, però studiamolo, mettiamoci degli investimenti, perché quello che sta succedendo dimostra che dobbiamo diventare, dico una parola brutta che non voglio dire che dobbiamo diventare autarchici. Nel senso in cui si diceva una volta, ma dobbiamo diventare autarchici anche un po' nelle idee, cioè evitare che certe cose ci vengano come dire, portate da fuori, no? Investimenti, denaro, idee, soluzioni, ma cominciare a crearcele noi le soluzioni, magari per esportarle poi, no? Perché poi noi, come abbiamo detto più volte, le nostre menti tecnologiche e innovative sono le più ambite nel mondo. Perché molti italiani lavorano nelle più grandi aziende o hanno creato delle start-up che poi sono dovute andare nel mondo, aprirle perché in Italia è la burocrazia, tutto quello che sappiamo ha impedito loro di farlo. Ecco, forse un investimento del genere potrebbe, come dire, rovesciare il tavolo delle previsioni negative. E forse è il momento. Beh, sì, no, la parola autarchico, autarchici noi in questo momento è azzeccatissimo perché appunto abbiamo visto quanti danni ha fatto il contrario, insomma, in questo contesto. Poi chiaramente la gravità è emersa con la guerra e questo ovviamente non potevamo immaginarlo, però insomma. Essere indipendenti, appunto, è la cosa migliore. Ecco, a questo proposito, Marco, altre due cose, che sono collegate, peraltro, l'una con l'altra, i dossier caldi del governo dalla giustizia al fisco e tema delle riforme che vede impegnato in questo momento il governo, oltre alla presa di coscienza di quello che sta accadendo e quindi di conseguenza anche agli aiuti, no, che il governo deve pensare per le famiglie, per le imprese, per la situazione economica, insomma, per mantenere sollevata l'Italia, perché altrimenti, insomma, è un attimo, no, che l'Italia insieme ad altri paesi in questo momento possa cedere. Però nello stesso tempo noi avevamo molto puntato sui fondi europei, quindi sul piano, sul PNRR, che però secondo qualcuno, adesso si comincia a vociferare, ovviamente analisti eccetera, che potrebbe essere penalizzato il piano stesso dall'inflazione, da quello che sta succedendo. Quindi insomma, occasione, molti l'avevano definita un po' l'ultima occasione per l'Italia, quello del PNRR. Rischiamo davvero di veder allontanare questa possibilità di agganciarci a una ripresa dovuta proprio a delle ristrutturazioni del paese che possiamo fare anche grazie ai fondi europei. Ma sai, noi per anni abbiamo detto che non potevamo fare nulla perché eravamo ingabbiati in parametri economici impossibili da superare, perché l'Europa ci guardava, non potevamo fare nulla, anzi eravamo quasi, come dire, sotto un'osservazione strettissima e non si poteva muovere. E quindi anche fare le riforme diventava complicato.
In questo momento sono saltati tutti i parametri e devo dire anche tutti i controlli, perché sappiamo che quei parametri economici che dovevamo seguire fino a poco tempo fa, in questo momento non vengono più, come dire, guardati fino a che una situazione non tornerà, diciamo, nella normalità. E quindi qual è il momento migliore per fare quelle riforme che non si è mai riuscito a fare? Non si può fare altrimenti. Poi bisogna farle bene le riforme. La riforma della giustizia però ci vuole, cioè è inutile che continuiamo a difendere una situazione che ha portato la situazione della giustizia nel momento in cui nel modo in cui la gente non si fida più, cioè la gente non si fida più della giustizia. Ah no, Perché? beh, da tempo, e poi è una di quelle No. riforme appunto lì di cui tutti hanno sempre parlato, ma poi per un motivo o per l'altro, no, o non piaceva, veniva rismontata, insomma, siamo sempre Allora, punti a io non capo. voglio prendere le parti di nessuno, non voglio fare discorsi politici, ma io che ho avuto una brevissima esperienza di lavoro in tribunale prima di decidere di fare il giornalista, ma mi sono laureato in giurisprudenza, io mi ricordo che quando andavo io in tribunale con i giudici non si parlava, non si poteva parlare, dovevi prendere un appuntamento e forse ti davano udienza, ma gli avvocati, non sto parlando di privato cittadino. Sì, I giudici avevano delle regole certe, un giudice non sarebbe mai andato in Parlamento a fare il politico. È saltato tutto. I giudici parlano con i giornalisti, gli passano le carte, quindi noi abbiamo, come dire, questa cosa che possiamo dare notizie in anteprima, giudici che finiscono in politica, che prendono le parti, correnti e tutte queste cose qui. E la gente non si fida più. Quindi bisogna fare una riforma. Ora io non so, proprio a posso essere. partire, ecco Marco, questo è importante, proprio a partire dalla divisione dei ruoli. Esatto, no? Cosa che ai giudici non piace, cioè, Certo. ovviamente a una maggioranza di giudici non piace, invece è giusto, perché la giustizia è il cardine di un paese civile, è proprio la cosa più importante, cioè il fatto di avere una giustizia che dà giustizia. Se la gente non si fida della giustizia è il primo parametro che fa saltare la convivenza civile, no? E quindi bisogna arrivare a un punto di caduta dove la giustizia torni a essere quella che era una volta, magari in maniera più moderna, no? Perché poi la giustizia vuol dire anche ammodernare i tribunali, per esempio, no? Dove ci sono tribunali dove ancora, per esempio, l'informatica è un'idea, astratta, no? Certo. E quindi bisogna dare più risorse alla giustizia, sicuramente sì, ma bisogna trovare il modo in cui un cittadino possa presentarsi davanti a un tribunale e avere la certezza di avere una sentenza giusta, no? E questa è una riforma che va fatta. Il fisco è un altro. Si parla da quanti anni noi sentiamo parlare di ridurre le tasse? Quanti anni ogni governo che si è presentato ha detto ridurremo le tasse? Tutti, è un po' come chiedere la pace nel mondo, no? Meno Esatto, gli ultimi tasse. conti dicono che si è arrivati in certi casi al 51% di tasse, di tassazione, no? Perché ci sono le tasse indotte, le tasse indirette, tutto quello che sappiamo. Quindi, se non si fa adesso, quando è? Una volta, tempo fa, andava, no? Se non ora, quando? Ecco, se non Sì, ora, sì, sì, quando? sì. Perché se non si fa adesso, non si farà mai più dopo, perché Ti poi. faccio un'obiezione, ma che poi non è un'obiezione, io sono d'accordissimo con te ovviamente, ma tasse, meno tasse, le tasse servono a rimpinguare le casse dello Stato, sappiamo molto bene in che situazione siamo, se tolgono adesso le tasse dove li prendono i soldi? Lo so, perché dove si prendono i soldi? E allora io ti rilancio dicendo: da quanti anni sentiamo parlare di abbassare i costi dello Stato? Da quanti Certo, anni certo, certo. siamo sempre lì? Chi l'ha fatto? E sì, Nessuno. ricordiamoci che perlomeno nella prossima legislatura avremo il numero ridotto dei Sì, parlamentari, che però insomma vabbè, sappiamo molto bene che non è da lì che calcoliamo arrivano i soldi. Appunto, quanto sarà il risparmio. appunto. E questa, diciamo, era un'operazione giusta da fare come, a livello simbolico, ma sappiamo bene che non porterà chissà quanti soldi appunto nelle casse dello Stato. Bisogna agire. Ecco, burocrazia, Marco, perdonami, perché poi è anche quella che sta bloccando in Italia, a parte quella che blocca un sacco di cose e che ci fa spendere un sacco di soldi in più, no? Tornando al Esatto. discorso di prima, ma è anche quella che ci fa essere latitanti sullo sfruttamento delle risorse interne, per esempio per l'energia, no? Per il gas, cioè tutti i temi che adesso ci stanno facendo
purtroppo rimanere dipendenti A dalla Russia e B da altri partner che stiamo comunque Allora, cercando. ti faccio un esempio molto simbolico che io ho scoperto per motivi così Sì. privati, se posso. Ho scoperto che per il passaggio di proprietà di un'automobile bisogna che le parti siano presenti fisicamente a firmare il passaggio di proprietà. E quindi se qualcuno non può esserci perché magari so, vive all'estero, per esempio, Sì, diciamo, sì. sempre qui, o perché in quel momento non può. Non ha nessun mezzo, cioè non esiste firma elettronica, non esiste PEC, non esiste niente, non esiste SPID, non esiste nulla. Se non c'è la macchina non si può trasferire. Ecco, questo è un esempio banale, molto banale, poi magari la soluzione alla fine siamo in Italia, lo si trova lo stesso, perché poi magari Sì, qualcuno dice, però. oh, andiamo, no? Però dal punto di vista, diciamo, burocratico è l'esempio nell'era in cui si chiede alla gente di pagare con la carta di credito piuttosto che col telefono, in cui i soldi passano attraverso WhatsApp e in cui tutto si fa. Ecco, ci sono cose che sono ancorate ancora agli anni 60, neanche agli anni 80. Ah sì, ma infatti tu hai parlato un esempio, come hai detto tu, che poi magari si può bypassare, però ci sono tante altre cose che invece no, cioè o si fanno Esatto. così o altrimenti non c'è possibilità. E questo cosa significa? Tempo dilatato, perdita di tempo, di risorse, di Guarda, soldi? ti faccio un altro più velocissimo per farti un altro sì. Allora, per registrare una testata giornalistica devi andare in tribunale e devi pagare un bollettino postale. Oggi tu puoi pagare il bollettino postale attraverso la tua banca online. Non si può, perché in No. quel caso il bollettino postale deve essere quello da in tre parti, che tu puoi pagare soltanto in posta. Mamma mia, Ti sì. sembra una cosa normale? A Ma me no, però. assolutamente no. E imposta quanto tempo ci sta, Marco? Adesso non è che vogliamo Esatto. fare, perché anche lì, sì, ok, già è assurdo che bisogna andare solo in un posto fisico, ma in più ci si mettessero 30 secondi per pagarlo, Esatto. dici vabbè, vado in po'. No, ci devi passare anche mezza giornata a volte, perché sfido chiunque a non essere mai stato in posta più di un'ora, 2 ore, in base a quello che bisogna fare. Lo so, e quindi ecco, visto che siamo, adesso ti saluto, ma visto che siamo partiti dalle riforme, su cui il governo è concentrato, la prima deve essere questa, cioè la Assolutamente. burocrazia. Altrimenti temo che tutto il resto purtroppo non sarà mai così snello come vogliamo che sia, e Assolutamente. equo e corretto e che dia fiducia ai Ma perché la cittadini. burocrazia ha un costo abnorme Certo, nel nostro paese. certo, Eliminando la burocrazia già facciamo quel discorso che appunto. dicevamo prima. Grazie Appunto. Marco Lombardo, grazie per essere a voi, stato con come sempre. noi, naturalmente, e alla prossima sulle Fonti TV. Alla prossima. Grazie, Buona giornata. grazie a Marco. E allora, vediamo.